1600 iscritti hanno partecipato al quinto trofeo Lamberto Tonelli, l'evento podistico organizzato da Fano Corre svolto in piazza 20 settembre a Fano. La manifestazione intitolata al fondatore dell'omonimo gruppo fanese di appassionati di corsa si è sviluppata attraverso un percorso itinerante che ha permesso ai runners di ammirare tutte le peculiarità della città di Fano, dalle vie del centro storico al lungomare di Sassonia e il passaggio unico all'ombra delle millenaria mura romane passando vicino all'imponente Arco d'Augusto. La corsa è inserita all'interno del circuito podistico pesarese Correre per Correre, ha previsto il percorso lungo 10 km e la camminata ludico-motoria di 5 km. Ancora deve mettersi in moto allora. Mi svegli durante la corsa, penso verso il 9 km mi sveglierò. Una bella iniziativa ovviamente. Esattamente, esattamente. Sempre, da sempre gusto andare a correre poi di prima mattina, così dal primo, il resto della giornata lo passi già sveglio, dai. È pronto dunque per questa gara? Insomma, dai, partecipiamo. Sei allenato? Non molto, solo per partecipare siamo qua. Siete pronti? Sì, diciamo la preparazione dovrebbe essere ottimale, per il gruppo è ottimale, il gruppo è, diciamo, si sta preparando per tutte le gare, ci stiamo allenando sui percorsi ancora abbastanza corti. Nel frattempo stiamo preparando anche qualche allungo per la maratona e comunque dai, ci stiamo allenando. Voi siete del gruppo? Polizia Penitenziaria di Pesaro. Che cosa si auspica di questa gara? Ma diciamo intanto arrivare al traguardo è sempre diciamo una vittoria. Bimbi, siete pronti per la gara? Attenzione particolare è stata rivolta anche ai bambini e ragazzi per una corsa a loro dedicata con una premiazione e medaglia finale. A conclusione della mattinata, premiazioni e ristoro per tutti i partecipanti. Una giornata d'ottobre così, con il sole, piazza gremita, è veramente bellissimo. Tutti a fare sport, quindi tutti a divertirsi, tantissimi bambini, poi i genitori, i nonni, bellissimo, guarda. Un ringraziamento quindi a tutti gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione, il Consiglio regionale delle Marche che ci ha dato il patrocinio, il Comune di Fano, le forze dell'ordine e tutti anche i volontari di Fano Corre che poi hanno messo del proprio per ottenere questa bella manifestazione, insomma. Sì, Lamberto ci ha insegnato tanto e tra le cose anche cercare di fare del bene. Quindi anche quest'anno cercheremo di dare in beneficenza parte del ricavato. Il podio maschile è composto da Diouf Mamadou, Davide Seri, Giovanni Pazzaglia, mentre quello femminile da Valeria Baldassarri, Elena Smacchia e Roberta Belardinelli.